Oggi impariamo ad utilizzare la carta per gli strass. La carta per gli strass è una carta formata da due parti, una parte adesiva trasparente e una parte bianca che copre la parte adesiva. Viene utilizzata per attaccare gli strass in modo da proteggere sia il tessuto su cui si vanno ad attaccare, sia per tenerli fermi nel momento in cui bisogna seguire un particolare disegno sul tessuto. Allora, adesso andiamo a disegnare, facciamo un disegno a caso con delle curve e andiamo a posizionare ogni singolo strass sopra ogni punto che abbiamo disegnato. Punto, prendiamo la nostra carta per strass, la parte ovviamente adesiva, e gliela applichiamo sopra. In questa maniera i nostri strass saranno fermi e il nostro tessuto sarà difeso dal calore. Possiamo o utilizzare un normale applicatore e andare sopra ogni singolo strass, oppure se si vuole velocizzare il lavoro, prendiamo un ferro da stiro con la temperatura sul cotone, lo appoggiamo direttamente sulla carta per strass per una ventina di secondi, premendo leggermente. Dopo 15-20 secondi, a seconda del tessuto su cui si vanno ad attaccare, si toglie il ferro da stiro, si lascia raffreddare la superficie, si toglie la carta per strass e si va a provare se gli strass sono attaccati. Come vedete, fate la prova dell'unghia, ogni singolo strass, se si è attaccato. Se non dovesse essere attaccato, ripassato col ferro da stiro o con l'applicatore nuovamente sugli strass che sono attaccati. Si sono staccati. Come vedete, sono tutti attaccati. E questa carta, come vedete, è ancora in ottime condizioni, la potete riutilizzare tutte le volte finché appiccica. Grazie, alla prossima.